ragione. Ma manca tutto, manca tutto, mancano i soldi. Però quando abbiamo fatto al Senato provvedimenti che riguardavano gli stanziamenti per la scuola pubblica, ci hanno detto di no. La scuola pubblica non deve esistere, perché noi dobbiamo mano a mano diventare sempre un po' più ignoranti, mano a mano dobbiamo diventare sempre un po' meno interessati, dobbiamo avere sempre più qualche problema che ci costringe a non poter neanche capire che cosa sta accadendo. È un progetto, più tu stai dentro più ti rendi conto che non è nulla a caso, è tutto stato pensato, stabilito, programmato. 50 miliardi il prossimo anno all'Europa, ma chi glieli dà? Ma dove li prendiamo? Diceva bene Rola prima, è vero, i soldi ci sono. I soldi ci sono, se pensate che noi abbiamo tre municipalizzate, tre partecipate qui a Roma, l'AMA, la CEA e l'ATAC, in tutto hanno 62.000 dipendenti. 62.000 è un comune, signori, è un comune. L'ATAC ha 5.800 autisti e 6.200 amministratori. Ma c'è qualcosa che non mi torna, perché un altro errore che hanno fatto è pensare che renderci poco informati equivalesse a renderci cretini. No, non è così. Eravamo poco informati perché per 20 anni l'unica cosa che doveva interessarci è che taglia di tette portava la Belen. Quelli erano, è vero, sì, pensateci bene, sul telegiornale ci dicevano chi si era rifatto il seno, chi si era rifatto la bocca, ma chi se ne frega, ma dimmi come stanno veramente le cose, dimmi come stanno veramente le cose. Il movimento non vuole dare la verità assoluta, vuole informare, poi tu sei libero di fare quello che ti pare, però devi sapere che cosa sta accadendo. Una volta che lo sai puoi fare le scelte, vuoi votare il PD? Vota il PD, poi però non te lamentarsi, i soldi invece di darli alla scuola pubblica ci comprano gli F-35, poi non ti lamentare quando rubano, come ha detto bene Carla, 4 miliardi e mezzo alla Banca d'Italia. Avanzate l'ingegno e cominciate ad aprire le orecchie, con che cosa li vuole pagare le pubbliche amministrazioni, Renzi, con la Cassa Depositi e Prestiti? Che c'è dentro la Cassa Depositi e Prestiti? Sono i nostri soldi. E grazie al cazzo che mi paghiamo più di amministrazione. Ma quanti soldi che sono? Sono i soldi che... Allora, a me dovete, mi dovete perdonare. Allora, io vengo da Torre Maura. Quando diceva... Cioè, perché si mettono... Ma tu pensi che io tratto meglio quando sto al Senato? E sbaglio. E sbaglio proprio. Perché si mettono paura? Perché oggi là dentro c'è qualcuno che mi devono anche salutare, senatore, anzi presidente, perché ancora non hanno capito che sono più il capogruppo al Senato, sì, ogni tanto c'hanno qualche momento di confusione, anche perché ogni tanto gli cambiamo le commissioni, noi cambiamo tutto, questi sono abituati ad essere statici, lì, Casini. Che devo mi sa dire un disegno di legge presentato da Casini? Casino. Sta presentando Cartagirone. No, Cartagirone, secondo me, dopo l'ultima che ha fatto qua... No, non lo posso dire. Questa no, vabbè, evitiamola. Tanto si sa, è gossip, noi di gossip non vogliamo parlare. No, lo sappiamo tutti, lo sa pure lui. Altra volta gli ho detto, come sta la prole? Sì, li prendiamo in giro, sono ridicoli, sono dei pupazzi. Giovanardi ha fatto due leggi, la fine Giovanardi e quell'altra qual è? No, ma lo sapete dell'emendamento Giovanardi? Le cose vengono in mente così, io non mi preparo mai, perché tanto per le cose quando le devi dire dici la verità, non te lo devi preparare, loro i discorsi se li preparano perché te devono dire una manica di strozzate colorate bene, no? Noi invece veniamo qui e diciamo la verità, quindi poi le cose ti vengono così. L'emendamento Giovanardi sul disegno di legge che riguardava l'omofobia. Allora c'erano gli orientamenti sessuali, verso i quali ovviamente non si può avere un atteggiamento discriminatorio laddove tu sei un omosessuale, laddove tu sei un transessuale, e Giovanardi ci ha pensato bene di mettere laddove tu sei un pedofilo. Uno prende un documento, legge e dice, cazzo pedofilo, ma è un orientamento sessuale. Allora, io non voglio dire, ma se a me dovessero arrestarmi, perché io ho un atteggiamento non di comprensione verso un pedofilo, ma io mi faccio arrestare volentieri. Ma io lo voglio dire che non ho un atteggiamento comprensivo verso un pedofilo. È un reato.
Stato non ha un orientamento sessuale. Allora mi domando, ma chi c'è là dentro? Ma chi c'è là dentro? E forse l'ha fatto per quello l'emendamento. Chi c'è là dentro, signori? C'è Schifani che fa finta di stare all'opposizione con NCD. Ma chi ci crede che Alfano e Schifani stanno all'opposizione del Berlusconi? Ma chi ci crede? Ma chi ci crede che Selle non fa da stampella al PD? Ma chi ci crede che Scelta Civica adesso si è divisa? Casini, quando ha visto che Berlusconi tornava, è andato di là. Poi quando ha visto che arrivava Renzi, è andato di qua. State fermo, anzi vattene, esci fuori, vai via. Allora, quando mi trovo quattro persone che stanno all'interno del Movimento 5 Stelle che mi vengono a parlare di alleanze, dopo un anno che io sto là dentro, dopo un anno che io non vedo l'ora di tornare a Torre Maura quando esco da lì, di mettermi la tuta, di scendere, di incontrare la signora là sotto del bar che conosco, le persone vere. Quando queste persone mi guardano e mi dicono no, perché abbiamo perso una grande occasione, perché siamo andati a parlare con Renzi e Grillo è stato un po'... Grillo è stato... perché non me ci avete mandato a me? Cioè, dovevo andare io? Mi è dispiaciuto non essere capogruppo quel giorno. Grillo è stato moderato. Grillo è stato moderato, gli ha solo parlato. Noi siamo arrivati lì e quello ci ha detto non c'è da dirti niente, non ti devo chiedere niente. E allora che cazzo vuoi? E state in guerra! Cosa sei venuto a fare? E questo è il linguaggio, e questo è l'atteggiamento che gli mette paura. Io non ho reverenze verso queste persone. Io, quando noi abbiamo fatto l'impeachment a Napolitano, io ho difficoltà ad avere quel Presidente della Repubblica. Io ho difficoltà ad avere la Boldrini come Presidente della Camera. Forse verrò contestata, ringrazio Dio che c'è Grasso come Presidente del Senato, perché... bene o male ha permesso che quella Camera non fosse messa a tacere. Quello che è accaduto con la Boldrini, signori, è stato gravissimo. Quello che sta accadendo oggi con Renzi è terribile. Noi siamo stati espropriati della nostra democrazia, ma qualcuno di voi ancora sa che cosa significa democrazia? Ma ci rendiamo conto che ci avevano tolto? E dico avevano, perché se oggi siete qui, se oggi che è mezzanotte meno 20, voi avete voglia di stare qui seduti, vi siete mangiati una pizza, noi siamo arrivati alle 10, distrutti. Quello gli ho detto, quanto ci si mette arriva a bocciare? Io abito a Torre Maura, state dall'altra parte, io qui non ci sarei mai venuta nella vita mia, perché che ce vai a fare a bocciare se abiti a Torre Maura? Perché qualcuno di voi viene a Torre Maura così, tanto che c'ho niente da fare, o vado a Torre Maura? No, non ci vai, ti muovi e fai le cose perché c'è un motivo. E il motivo è che finalmente noi abbiamo di nuovo identità, abbiamo di nuovo la possibilità, un voto solo. Quante volte siete entrati dentro quelle cavolo di urne e avete buttato quel voto? Perché ci credevate, io non... Ma perché non c'è stata un'alternativa? E mo c'è sta però. E mo non c'è più scusante. Vedi, l'ho detto anche nel discorso di Renzi, ormai non sa chi consapevolmente non vuol sapere. Prima è vero, forse eravamo drogati, ma anch'io ero vittima della televisione, perché d'altronde se quello è il mezzo di informazione, 70° posto, l'Uganda sta meglio di noi, signori, l'Uganda, con tutto il rispetto per l'Uganda, non ci sono mai stata, non voglio sembrare razzista, non lo so come stanno, ma non è che l'Italia doveva essere proprio l'ultima ruota del carro, avevamo una storia, avevamo un'identità, cosa siamo diventati? Il terzo mondo siamo noi. Non avete più diritto all'istruzione, non abbiamo più diritto alla sanità, non abbiamo più diritto al lavoro, non abbiamo più diritto alla casa e non avevamo più diritto neanche a scegliere chi volevamo che ci rappresentasse. Stanno facendo la stessa cosa. L'Italicum è una porcata, è il nuovo Porcellum, anzi è peggiore, perché prima le alleanze le facevano dopo, andavano al ballottaggio e poi si mettevano insieme, anzi non c'era il ballottaggio, questa era quella che voleva essere la proposta, adesso le alleanze le fanno prima, in maniera tale che tu, pur di sperare di salire sul carrozzone, fai l'alleanza, quando raggiungi il 37%, se siete 15 partiti che hanno preso in 10 il 3% e uno ha preso l'8%, quello con l'8% va a fare il ballottaggio e può prendere il 51%, che democrazia è? Quando non ti danno la possibilità di scegliere, io ci metto la faccia, se capiteranno altre elezioni, non so quanto dura sta legislatura, quindi non so manco se uno si ripresenta, perché se lavori ti fai il mazzo e te lo fai veramente, lavori 16 ore, 18 ore, io venerdì parto, sto a Milano,
lo faccio perché ci credo. Ci credo e ho voglia che altre persone sentano dentro l'orgoglio che ho io di guardare in faccia qualcuno e di dire sì, sono del Movimento 5 Stelle, che c'è da dire? C'hanno tutti qualcosa da nascondere. Voi non ce l'avete qualcosa da nascondere. Nessuno di noi, nessuno di noi. Allora finché non ci danno l'opportunità di mettere una preferenza, di scegliere, anche voi di mettervi in gioco, come fate a cambiare la classe politica? Se il gran capo Berlusconi, come ha detto bene lui, risuscitato da Renzi, decide che nella lista di Forza Italia il primo è Schifani, il secondo è Alfano e il terzo è Nitto Palma, se fate Forza Italia, sono quelli che ti porti a casa. Allora, qualcuno ci ha creduto nel miracolo italiano, la grande azienda. Ci ha creduto pure mia madre, quindi non è che posso essere tanto critica, perché ce l'avevo dentro casa, una che mi voteva Berlusconi, ogni tanto io dicevo, perché tu non capisci, quando io la prima volta nel 2007 ho detto mi presento col Movimento 5 Stelle, ti chiamavamo Amici di Beppe Grillo, ma guardate, mi ha detto mi raccomando non ti metti nei guai, ho detto no, Amici di Beppe Grillo, ti ho detto Brigate Rosse, Amici di Beppe Grillo, cioè pacifici, tranquilli, beati. E cosa mi ha detto? Mi ha detto non ti mettere nei guai perché ti metti contro il sistema. Mettersi contro il sistema significa mettersi nei guai, signori. Io quando ho finito il discorso con Berlusconi c'è stata gente che mi ha scritto ma non c'hai paura? Come c'ho paura? E poi ci ho pensato e ho detto oddio, ma non è che ci devo avere paura? Signori, ti metti contro il potere. Noi siamo contro De Benedetti, gli abbiamo detto a Renzi che stai a fare qui, lo sappiamo chi c'è dietro di te. Noi siamo contro le banche. Siamo contro i poteri forti. Allora forse un po' paura ce l'hai perché questi non lo vogliono mollare il malloppo. La nostra paura passa quando io vengo qui e non so da sola. C'è tanta gente. C'è un popolo. C'è un popolo italiano che se ci avevo paura tutti e farò un passo indietro, signori. Casa ce l'ho, ho fatto un fio. Ormai ho 45 anni, vado verso il declino. Mi metterò a fare coperte password. Cercavo complimenti. Bravo, era questo che volevo io nella vita. Io non parlo. No, tu sta zitto che già ne hai dette parecchie. No, è vero. Quando ti rendi conto che non sei più sola, perché noi abbiamo cominciato a fare campagna elettorale e facevamo gli incontri, Di Battista si era inventato invitarci a un candidato perché non sapevamo più dal NAPE per convincere la gente, per dire alla gente c'è una possibilità. E la gente ci invitava a casa. Io sono stata a casa con persone, con 10 persone che bussavo, dicevo proprio ma questi non me... cioè, ma dove vado? Ma che sto a fare? E ci ho creduto, l'abbiamo fatto. E poi dopo le elezioni eravamo 50 e dopo 6 mesi eravamo 100 e oggi siamo una sala piena a mezzanotte. Allora forse un po' meno paura e più voi acquistate coraggio e più voi andate a casa e dite che c'è una speranza alle prossime elezioni, noi abbiamo un'occasione incredibile. Le europee è un test nazionale, ma se il Movimento 5 Stelle alle europee porta a casa il 35%, ci voglio credere, ci davano al 7, al 12 hanno preso il 25, oggi ci danno al 25, il 35 ci potrebbe stare, se tanto metà tanto, su per giù dovremmo stare lì. Ma permettete che io la prossima volta che dopo le elezioni entro al Senato e mi alzo, avrò la possibilità di dire al signor Renzi con che diritto governi sto paese? Chi te ci ha mandato qui? Andiamo alle elezioni, se tanto mi dà tanto e prendiamo il 35% agli europei, perché non posso credere che questo popolo si può riprendere il proprio paese? Io continuo a fare questo lavoro con questo sogno, se questo sogno dovesse finire... Torno a casa, ma finisce per tutti, finisce per questo paese. A volte si dice che il treno nella vita passa solamente una volta. Ci abbiamo un treno incredibile, da sola, con Laura, con Alberto, con Nunzia, forse non lo portiamo da nessuna parte, però cavolo, tutti insieme io ci voglio credere e vi ringrazio.